Anche se sei alla prima esperienza di allattamento, hai le competenze innate per farlo. Tutto ciò di cui ha bisogno un neonato è essere accudito e protetto da una mamma ben assistita. Ricordati che l'allattamento deve essere una scelta. Il tuo latte è il giusto alimento per il tuo bambino, lo nutre e lo protegge. È sempre pronto ed è alla giusta temperatura. È pronto a soddisfare le sue esigenze di sete e di fame. In ogni caso, se dovessi per qualche interferenza fare delle scelte diverse, ricordati che sarai sempre una brava mamma. Informarsi su come funziona l'allattamento già in gravidanza aiuta la futura mamma a sentirsi più consapevole. Per esempio, se vai sul sito salute.gov.it potrai trovare sicuramente delle informazioni che possono esserti utili. Non esistono dei veri e propri rimedi per favorire la produzione di latte, perché il latte viene allattando. Il seno è come se fosse una grande fabbrica che produce in base alla richiesta. Il bimbo, quando è piccolino, ha lo stomaco grande come una ciliegia, quindi viene da sé che necessita di pasti piccoli ma frequenti. A volte, nelle prime settimane di allattamento, ci possono essere delle difficoltà. Per la riuscita di un buon allattamento dovete rivolgervi a del personale competente. Ricordatevi che voi mamme avete a disposizione i consultori con un'assistenza continua e gratuita. Il consultorio della Mangiagalli è quello di Via Pace al 15 e tutte le informazioni le potete trovare sul sito del Policlinico sotto la voce Mangiagalli Center, dove troverete tutta l'offerta che il consultorio vi propone. Le ragadi sono dei piccoli taglietti che si possono formare attorno al capezzolo e a volte possono anche sanguinare. Non ci sono dei rimedi o delle creme miracolose. L'unica cosa che si può fare è un buon attacco del bambino, perché la ragadi viene formata dal bambino che non si attacca in maniera corretta. L'altro rimedio un po' naturale che si può adottare è tenere il seno sempre al vento, di modo che l'ossigeno possa guarire e cicatrizzare. Per un buon avviamento dell'allattamento è utile tenere il bambino appena nato pelle a pelle. Un consiglio che ti daranno già le ostetriche di sala parto. Così potrai permettere al tuo bambino di usare le sue competenze innate per raggiungere il seno. Successivamente lasciati guidare da lui, perché è lui che ti farà capire quando è che ha fame, mangiandosi le manine, eccetera, eccetera. Non aspettare che pianga, perché lì è già troppo tardi. Vedrai che sarà lui a guidare te. Ricordati una cosa, non c'è mai troppo latte se allattato al seno materno. Se non ci sono motivi di separazione, subito dopo la nascita il bimbo viene lasciato con la sua mamma e sta in stanza con lei 24 ore su 24. Questo è il rooming in, che favorisce anche un buon allattamento al seno. L'ostetrica è sempre presente e se la chiamate verrà in stanza a valutare insieme a voi la poppata. Inoltre, nel reparto di puerperio c'è una stanza dedicata, anche confortevole, il pit stop, dove potete fermarvi ad allattare anche insieme ad altre mamme. Se quando torni per i controlli per te o per il tuo bambino hai necessità di fermarti ad allattare, puoi usufruire della sosta pit stop comoda e confortevole dedicata alle mamme.